L'Armenia, un piccolo stato in mezzo al Caucaso. Dal 21 settembre del 91 è un paese indipendente. Dal 92 è membro delle Nazioni Unite e dal 93 il suo confine con la Turchia è chiuso. L'Armenia spinge per entrare in Europa e il Movimento Europeo dell'Armenia, una ONG attiva all'interno dell'università, punta a sensibilizzare i giovani sull'Europa. L'ambizioso obiettivo è che l'Armenia diventi un giorno membro dell'Unione Europea. Gli studenti ci tengono ad arrivare pronti, gli ostacoli però sono enormi. Altrettanto grandi sono le speranze di trovare una soluzione. Il confine armeno con la Turchia non è solo la frontiera con la Turchia, è anche il confine con l'Europa. Per cui per i viaggi, per gli scambi commerciali, la via più breve passa per la Turchia. E se il confine è chiuso, allora è sbarrata anche la via tra l'Europa e l'Armenia. 325 chilometri di filo spinato. Il monte Ararat, che gli armeni considerano la montagna madre di tutte le montagne, è così vicino e così lontano. La tradizione vuole che l'arca di Noè, dopo il diluvio, si sia posata sulla sua vetta a oltre 5.000 metri. Diverse le questioni che oppongono l'Armenia ai suoi vicini, per esempio con la Turchia per la questione negata da Ankara del genocidio armeno, ma anche con l'Azerbaigian per la regione del Nagorno-Karabakh, enclave armena in territorio azero. Ed è per solidarietà con Baku che Ankara ha sigillato la frontiera con l'Armenia. Nonostante tutto, il presidente armeno è ottimista. Spero di poter assistere all'incontro di calcio, di qualifica per i mondiali quest'autunno. Si tratta della partita di ritorno in Turchia, sempre che il confine sia riaperto. I negoziati continuano e spero si arrivi a una soluzione chiara. Nella capitale Yerevan, soprattutto per i giovani, l'Europa è un sogno, naturalmente senza rinnegare le radici armene. I'd like to contribute to my experience to Armenia. Vorrei poter contribuire con la mia esperienza all'economia, alla cultura. Sono sicura che la nostra giovane società porterà nuovi valori all'Armenia, ristabilendo gli antichi e al contempo contribuendo a cambiare le cose per il meglio. Mi sto specializzando in germanistica e vorrei lavorare in Europa. Yerevan è il cuore pulsante dell'Armenia. È qui che si prendono le decisioni economiche e politiche, comprese quelle sui rapporti tra i paesi del Caucaso meridionale. Una data importante è il 7 maggio prossimo, quando a Praga verrà annunciata la creazione di una politica di vicinato dell'Unione Europea per l'Europa orientale. Da un anno la Commissione Europea ha una sua sede su proposta del presidente armeno. È un esperimento che abbiamo inaugurato in Armenia. Si tratta di un gruppo di consiglieri ad alto livello, col compito di aiutare il Paese e le sue massime istituzioni a elaborare riforme e ad applicarle. Riforme necessarie in un Paese che non brilla né per la libertà né per il benessere garantito ai suoi cittadini. E viaggiare all'estero è un sogno quasi per tutti, perfino per gli artisti. Per tentare di migliorare le condizioni di vita di un paese che dall'indipendenza ha visto emigrare un quarto della sua popolazione, ci sono persone impegnate a fondo. Il responsabile del Movimento Europeo dell'Armenia arriva dunque a Bruxelles da solo, alla ricerca di assistenza da parte dei politici e di eventuali consiglieri per affrontare il lungo cammino verso l'Unione Europea. Victor, there you are. How was your flight? Very good. Okay, good. Great. Well, come in. Come in. Good you're here.
Gli amici europei dell'Armenia stanno preparando l'ufficio. Sono pieni di entusiasmo all'idea di stringere nuovi legami tra Yerevan e Bruxelles. La nostra organizzazione è una nuova ONG. Tentiamo di lanciare un ponte tra l'Europa e l'Armenia. L'idea è di adottare un punto di vista europeo e di spiegare qui a Bruxelles i problemi dell'Armenia, ma anche il contrario, di raccontare agli armeni le questioni europee. All'Europarlamento le ambizioni armene non sono sempre ben accolte. Il punto di vista di chi conosce bene il Caucaso meridionale. Perché l'Armenia possa svilupparsi nell'ambito della regione caucasica è necessario riaprire la frontiera con la Turchia. Tra l'altro anche la Turchia ha bisogno dell'Armenia dal momento che l'Anatolia è una delle regioni più povere della Turchia. C'è dunque l'esigenza di stabilire dei commerci con l'Armenia. Non credo che l'Armenia possa attualmente diventare membro dell'Unione Europea, ma con il partenariato per l'Europa orientale può sicuramente avvicinarsi all'Europa. È possibile stabilire una zona di libero scambio. Si può pensare all'adesione allo spazio Schengen e all'abolizione delle frontiere se riusciranno a rispettarne i vincoli. Un mercato interno europeo è possibile. Gli armeni sono determinati a lasciare aperta la porta all'Europa e vogliono essere trattati con equità. Credo che oggi i nostri partner europei abbiano un'opinione migliore degli armeni. Abbiamo fatto passi avanti in molti campi. Lo ripeto spesso agli europei che non si può fare il paragone tra noi, i nostri progressi compiuti in soli 17 anni di indipendenza, e le altre nazioni che hanno una storia molto più lunga. Il cammino per l'Europa è comunque intrapreso. La strada da fare, è indubbio, è ancora molta.